Ciao nipoti, ciao. Come avrete capito dalla divisa, ho appena finito di pulire la nostra casa vacanza. Ci sono i turisti che vanno e vengono. Per me è veramente, chiamiamolo workout, molto molto costretto, diciamo, in questi giorni. Allora adesso mangio finalmente dopo ore e ore di lavoro. Allora, vediamo se riusciamo a vedere bene. Questa è pasta con salsiccia, una porzione piena. E come sapete, io per evitare le abbuffate. Ebbene sì, spesso ho voglia di abbuffarmi e per evitare le abbuffate io compro cibo ogni giorno, una vaschetta, quella mangio, quella, una o due vaschette alla sera ovviamente, così poi non vedo cibo che gira per casa e quello mi aiuta. Oggi sono nervosa e incazzata perché non ho la Coca-Cola, devo andare a prendermela, sono con questa fetida bottiglietta d'acqua che marcisce solo i pali, quindi io non ho dipendenza dallo sport, non ho dipendenza più dal cibo come una volta, sicuramente, ma la dipendenza dalla coca, quella ce l'ho tutta, devo essere sincera. Allora, oggi invece voglio parlarvi di una cosa peculiare che mi sta accadendo, che forse avevo iniziato già a parlarne questo in un altro video, poi il video si è interrotto, però sento che sta diventando, senza accorgermi, ma io sono una mente che è probabilmente dedita alle addiction, se non è una è l'altra, vista probabilmente la mia debolezza, e adesso sta spuntando questa nuova particolarità. Mi sto inventando un altro disturbo alimentare, adesso vi racconto perché. Innanzitutto premetto che per me non è facile mettermi a mangiare, prendere, uscire dalle abbuffate e iniziare a mangiare tranquillamente i cibi che non ho mai mangiato. Sembra che fai così, no? E dici, ah, vabbè, ma hai risolto le abbuffate e quant'altro. Non è così semplice, per me non, almeno per me non è stato così semplice. Ho dovuto costringermi in qualche maniera quando le persone sotto i miei video mi scrivono, beh, adesso che hai smesso di abbuffarti, devi ingrassare, perché certe volte mi chiedo se si rendano conto della difficoltà che facciamo noi ex bulimici, bulimici o quant'altro, a mollare delle abitudini brutte, veramente brutte che avevamo. E perché spesso quello che succede è che noi facciamo grandi restrizioni durante il giorno e poi la sera grande binge, grande abbuffata. Ecco, c'è pure la batteria scarica. Vediamo di continuare il video. Lo stesso, finché non si scarica del tutto, se si interrompe il video, purtroppo è colpa della batteria, va bene, non importa, ogni tanto mi capita, faccio le cose in velocità. Allora, è molto difficile per noi con questi disturbi poi veramente continuare in un percorso molto lineare e evitare le abbuffate tranquillamente, il cibo è lì, chi se ne frega. No, io cerco di aiutarmi tutti i giorni e affiancare l'eliminazione delle abbuffate con tornare a mangiare i cibi appunto per me considerati fear food è stato comunque un passo gigante. E dirò di nuovo che quando poi la gente mi mette anche la pressione, ma adesso per continuare il percorso devi anche ingrassare e quant'altro, non so se sono mai passate, se sono state veramente bulimiche queste persone, se sono mai passate attraverso un disturbo alimentare tostissimo, di quelli pesanti, e voi sapete di cosa parlo quando dico mangiare e vomitare 4-5 volte al giorno, e se hanno idea di quanto sia difficile comunque il mantenimento dopo della cosa e cercare di star lontano da certe brutte abitudini. Allora io mi sono accorta che in realtà sono sì tornata a mangiare i miei fear food grazie a YouTube, cioè mi aiuta tantissimo a fare video in cui perdo il controllo totale che ho sul cibo parlando con voi. È come se avessi degli amici davanti e fossi ad una cena. Io penso meno al cibo, intanto mangio e quando ho finito il video dico, ah vabbè, ho mangiato, amen, benissimo, e funziona da Dio. Però è anche vero che la cosa è diventata ossessiva. Io ogni volta che devo mangiare devo avere la telecamera, se no ho paura che non mangerò quello che mi sono ripromessa di mangiare, che mangerò molto meno, che sarò molto più attenta al cibo e mi salirà l'ansia. Per cui non so se sto inventando un nuovo tipo di disturbo alimentare, YouTube-ia, non lo so, lo possiamo chiamare. Io mangio solo in serenità, in tranquillità, solo se ho una telecamera davanti, perché mi sciolgo, altrimenti rimango
così ferma. Mangio sempre da sola, eh. Io neanche col mio fidanzato non mangio durante il giorno, a meno che non siano cene fuori, ma non le facciamo per ora. Per me è diventato molto più semplice davanti a una telecamera, dove mi sforzo di parlare di argomenti che per me sono ragionati, un po' argomentati, in maniera che non penso al cibo. E ogni tanto ho ricevuto queste critiche un po' strane. Non capisco la tua volontà di ostentare su YouTube i tuoi miglioramenti. E io dico, no, tu non la capisci, tu non la comprendi, ma chi è dentro la mia testa? Io che sono dentro la mia testa so perché lo faccio. I miei miglioramenti, per modo di dire, in realtà ultimamente sono molte ricadute, sono alti e bassi così, un borderline, veramente è una montagna russa, anche col cibo, chiaramente. Forse non, le persone non hanno capito quanto io mi curo attraverso YouTube. Non sono io il vostro coach, ma siete voi i miei coach. È quello il discorso. Solo che sta prendendo dei contorni di nuovo ossessivi. Cioè io devo essere sincera, aspetto di fare i passi abbondanti nelle telecamere e quindi non mangio più quando voglio di mangiare ultimamente. Dico, oh no, no, questa pasta qua è vero che mangio di più, magari davanti alle telecamere, però allora magari sposto gli orari certe volte perché prima facevo video anche fuori, adesso invece mi siedo seduta perché è difficile fare video fuori, è molto difficile. Devi avere pizza da una parte, mano dall'altra, di solito il video viene così. Li ho fatti, però durante l'estate è più facile perché ti siedi nei gradoni di San Lorenzo o quant'altro, adesso sono tutti bagnati, non è stando in piedi con la gente che guarda, ti passa qualcuno cercando delle bambine di rubarmi il telefono perché c'aveva la cover un po' figa, e lo trovo difficile, quindi torno a casa, no? Torno a casa e mi faccio il video. Fuori non mangio, se ho fame attendo. E non ci avevo mai ragionato, prima ragionavo solamente sui benefici di fare questo tipo di video davanti a YouTube, anzi, i miei detrattori mi ci hanno fatto ragionare. In realtà è stato tutto molto strano, spontaneo. Iniziando a mangiare davanti a YouTube, ho scoperto che mangio di più quando ho delle telecamere, se no sono più frammentaria, molto più controllata. Quando sono davanti a YouTube mi prendo il mio pasto, me lo metto lì e parlo in tranquillità. E certi processi mentali che io mettevo in atto prima, metto in atto fuori dalle telecamere più di ansia. E non è vero, bitch, che non abbiamo l'ansia più anche quando smettiamo di abbuffarci. Probabilmente, bitch ci accompagnerà fino alla tomba. Perché sì, perché una persona che ha questo tipo di DNA ansioso, una persona ansiosa, finché non risolve l'ansia, ma in tempi liquidi moderni non è sempre così facile. Per cui ci sarà sempre un grado d'ansia anche per le persone che magari hanno sconfitto i sintomi più grossi. Questo è quello che mi capita. Diventa minore davanti alle telecamere, è vero, e di questo ringrazio questo canale. E ringrazio voi che pensate di ricevere aiuto da me. Lo ricevete forse perché vi sentite meno soli, perché trovare una incasinata come me con i disturbi alimentari difficilmente la troverete. Quindi questo sì, sicuramente vi fa sentire meno soli, ma siete voi che aiutate me e io non smetterò mai di ringraziarvi. Vi siete mai chiesti perché io sparo un video al giorno? Perché io faccio due video al giorno, uno a pranzo e uno a cena. Mi preparo gli argomenti e quella è l'unica maniera per me per mangiare normalmente. Ma sono arrivata anche a un livello un po' di burnout. Sono spesso stanca. Qualcuno mi dice ci vediamo per Firenze, così io non riesco, non ho un secondo libero perché ho il mio lavoro, ho un fidanzato. E se devo fare mangiare solo con le telecamere, sapete, diventa anche un po' laborioso. Esco ogni giorno, sì, per prendermi il cibo perché ho detto a casa mia ci sono quelle due vaschette, basta, non cucino e so che così evito le abbuffate. Però poi mi costringo a mangiare solo
io non so se qualcuno ha qualche consiglio perché io non ho mai sentito questo tipo di disturbo mentale. Mi fanno ridere le persone che mi dicono: tu hai un problema con lo sport compulsivo. Ho una dipendenza da cibo e non è proprio corretto. Io che mi conosco bene ho una dipendenza da shopping che uso per eliminare le abbuffate. Quando io sono ansiosa così, compro e non mi abbuffo e funziona. E preferisco, sì, bitch, lo so che questo è un altro tipo di disturbo, preferisco avere questo piuttosto che il vomito che per me era distruttivo. Consiglio a me stessa di avere qualsiasi altra cosa che non sia il vomito. E poi sto sviluppando questa storia di burnout barra ossessione, che non lo so, spero che mi lascerà più libera mentalmente in futuro. Perché no, no, bitch, non ho un problema con lo sport. Non è lo sport non è una cosa che mi fa soffrire, è una cosa che mi distende, che mi rilassa, che mi toglie l'ansia. E non ha carattere di compulsività in nessuna maniera. Sto sviluppando altri tipi di ossessione e per quello io comincio a chiedermi: ma davvero, quando usciamo da un disturbo alimentare, usciamo anche dal disturbo mentale? Adesso la mia grande domanda è questa. O se invece teniamo a bada le abbuffate e poi sostituiamo i nostri rituali maledetti che avevamo prima con rituali diversi, che sono comunque, pongono un problema, un grande interrogativo. Diciamo, non è, io piuttosto di tornare al vomito mi taglio una mano, cioè, beh, potrei fare qualsiasi cosa, piuttosto di tornare a mangiare e vomitare, ma non so cosa farei, scalerei le montagne. Se qualcuno mi dicesse, scala le montagne, diventa non una sportiva compulsiva, diventa Messner, diventa uno sciatore, diventa uno che non torna più giù dal Nepal. Io lo faccio, ve lo giuro. Non, certe volte non capisco le obiezioni delle persone che forse davvero non sono mai passate attraverso la bulimia nervosa, davvero forse non sanno cosa sia mangiare, vomitare, la distruzione che ti senti dentro. Però, se devo essere onestamente, devo essere onesta fino in fondo, devo dire che lo si vede anche, non sono una persona molto tranquilla, sono comunque una persona ansiosa che pensa molto, overthinking, dicono gli inglesi. Sto notando queste cose che vanno fuori controllo. Da una parte lo shopping, di cui frega anche meno, sinceramente, oppure YouTube burnout. Cioè, io ho un sacco di video girati che stanno uscendo con anche ritardo perché io ne giro due al giorno, ma poi ne esce uno al giorno, se no sarebbe veramente overflowing di video miei su YouTube. Però forse qualcuno apprezzerebbe, altre persone no. E quindi io ho un capitale di video girati, caricati, che sono tutti i miei pasti perché io non mangio più e se non ho YouTube. Pazzesco, vero bitch? Bene. Datemi voi un consiglio. Vi saluto. Ciao.